Cos'è l'albero della vita? È una domanda interessante alla quale proverò a rispondere brevemente. Innanzitutto sappiamo che stiamo parlando di Expo, stiamo parlando di una zona vicino a Palazzo Italia che è denominata Lake Arena, e stiamo parlando di un concetto e un'idea diventata realtà. Concetto e idea di Marco Balic, legata al tema di Expo e quindi il concetto del seme che cresce e fa nascere la vita usando l'energia, e da questo concetto è nato il nome Albero della Vita. La prima cosa divertente è stata che proprio 2 anni fa abbiamo dovuto immaginare che cosa sarebbe stato l'albero per poter dare agli ingegneri dei parametri per costruire un plinto. Già, questa cosa è particolarmente strana e contemporaneamente interessante. Abbiamo incominciato con mille difficoltà, mille ostacoli, comunque a ricercare le soluzioni produttive, è nato il rapporto con Orgoglio Brescia. Veramente molto complicato immaginare di raccontare in un tempo così breve un percorso di 2 anni di sfida, di difficoltà. Alla fine lo spettacolo c'è, lo spettacolo è sorprendente anche per noi che abbiamo lavorato, come succede a uno spettacolo, sempre solo sulla carta, sui computer, e finché non vedi fisicamente quello che prima era solo in immagini teoriche, non sai che cosa può succedere. Risultato straordinario anche perché vissuto all'interno di una realtà estremamente in ritardo, ma che poi un po' l'ultimo ad arrivare, che è stato quasi prima di essere finito, e già c'erano le prime notti in cui si cominciavano a vedere le cose col bocca a bocca, la gente che arrivava dai cantieri a vedere l'albero e le fontane. Un aspetto fondamentale è l'acqua. Le fontane sono state progettate e realizzate da un'azienda italiana molto valida, che si è integrata poi con i tecnici, e di nuovo il tempo corre. Lo spettacolo ha una parte diurna che è fatta di effetti speciali, di fumi, di fiori che nascono, di ventagli che si aprono, di giochi d'acqua, e cerca di dare una risposta, ovviamente con complessità più grandi, ha una spettacolarità che non ha l'aiuto della notte. Scoppia poi, secondo me, negli spettacoli notturni con delle grandi musiche di un autore italiano, con laser, con effetti speciali anche pirotecnici, con immagini, con LED che si rincorrono sulla struttura, l'illuminazione dei giochi d'acqua. Alla fine l'albero, credo, ha dato conferma della grande intuizione di Marco Balic, della necessità di avere un'icona rappresentativa, un momento finale, un momento da photo opportunity di grande respiro, è un risultato poi tecnologicamente, spettacolarmente di altissimo livello internazionale, anche criticabile, perché cosa non è criticabile? Ma alla fine è fatto per il grande pubblico, per lasciare un'immagine negli occhi, e non solo negli occhi, che dovrebbe aiutare a far riflettere. A giorni stiamo aspettando le ultime cose, aprirà poi la mostra che c'è sotto
l'albero dentro le radici non è una vera e propria mostra, è un momento tecnologico, social, che prevede, anche qui con grande insistenza di Marco Balic, che solo i giovani sotto i 25 anni possano entrare, troveranno dei tablet e potranno lasciare il loro messaggio per il futuro della crescita del mondo, dell'Italia, possibilmente pensando ai temi che fortemente suggerisce l'Expo e di cui l'albero della vita è simbolo.